Prepariamo insieme pasta, peperoni, tonno e pomodorini arrosto. Ricetta svuota frigo con tre ingredienti che avevo in frigo: un peperone, dei pomodori e del tonno. Vediamo insieme cosa fare. Cuociamo il peperone in friggitrice ad aria a 200 gradi per 20 minuti circa. Dopo aver lavato i pomodorini, tagliamoli a metà. Sistemiamo i pomodorini in una teglia. Aggiungiamo sale, pepe, qualche fogliolina di basilico. Cuociamo sempre in forno o in friggitrice ad aria a 200 gradi o 180 gradi, dipende dal vostro forno, per circa 20 minuti. Quando il peperone sarà ben cotto, lo andiamo a chiudere in una carta stagnolo oppure lo andiamo a coprire in una ciotola con pellicola trasparente. E lasciamo raffreddare. Sfornate anche i pomodorini. Eliminate la pelle dai peperoni, aggiustate di sale e mescolate. Trasferite nella ciotola i peperoni, i pomodori, mescolate e aggiungete anche il tonno sott'olio sgocciolato. Mescolate bene il tutto, un po' di basilico e nel frattempo cuocete la pasta. Aggiungete la pasta. La nostra pasta con peperoni, tonno e pomodori arrosto è pronta. Aggiungiamo ancora del basilico e grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima! Ciao!